Buongiorno, noi ci siamo appena svegliati e siamo già arrabbiati. Siamo già arrabbiati stamattina? E che dici? Guardate quanto è bello il pigiamino di Tommy con i cuoricini! Troppo bello! Troppo, troppo bello! Troppo, troppo bello! E buongiorno anche da me! Come state? Spero tutto bene. È un po' che non mi faccio vedere su questi schermi su YouTube, ma faccio davvero, davvero fatica con il signorino che da quando ha compiuto un anno è diventato un mammone ancora di più. Fai vedere, manda un bacio. Manda un bacio. Dai. Manda un bacio. Ah, oh, quanti baci. Quanti, quanti bacioni. Adesso andiamo. Fare colazione, dai. Un, due, tre. Olè! Andiamo a mangiare la pappa. Via. Certo. Quanti bacioni. Quanti baci, dai. Bevi da solo. Sei capace? Bravo. È appena arrivata mia mamma di prima mattina, così mi dà una mano con Tommy. Io riesco a lavorare un pochettino. Tra l'altro, oggi sono anche a casa da sola perché Ste è andato in ufficio. Di solito, ultimamente, non va mai, lavora sempre da casa. Quindi mi aiuta, insomma, a gestire Tommy. Ma oggi, appunto, è partito anche lui di prima mattina. Quindi sono a casa da sola. Per questo è arrivata in aiuto la nonna. E nulla, quindi adesso sta facendo. Sperando di fare colazione con lei. Allora, prima di raccontarvi un po' di cose, specialmente di una super novità qui a casa, voglio parlarvi un attimo del pigiama che indosso, perché è una coccola, è davvero super bello, molto molto comodo. E di un'ottima qualità. Quindi ci tengo a spendere due parole. Innanzitutto mettiamoci comode. Quindi sul letto, di chi è questo pigiama? È di Lily Silk, un brand che realizza abbigliamento di alta qualità. Quindi trovate camicie, maglioncini in cashmere, abbigliamento da notte, rigorosamente in seta, ma anche prodotti per il letto, come ad esempio le fodere per i cuscini che noi stiamo utilizzando da un po' di tempo, quindi ho avuto modo di testare bene i prodotti prima di potervene parlare. Innanzitutto però partiamo a parlare un attimo della seta. Mi sono un po' informata perché non ero proprio esperta in questo, non sapevo alcune cose che invece sono importanti da sapere, da conoscere. Quali sono i benefici di indossare capi in seta o dormire su fodere in seta? Allora, la seta è naturalmente ipoallergenica, quindi tiene lontano gli acari della polvere, tiene lontano i batteri, è perfetta per tutti anche perché la pelle è sensibile, è perfetta per i bambini. Una cosa ad esempio che ho notato fin da subito nell'indossare questo pigiama è la sensazione che lascia sulla pelle, è molto fresco, leggero, morbido, morbido al tatto, bello liscio. E sembra quasi di indossare una seconda pelle, cioè non sembra neanche di indossare un pigiama perché è talmente leggero addosso, talmente piacevole la sensazione che vi lascia che non sembra neanche di indossare un pigiama. Stessa cosa vale un po' per le federe. Io ad esempio queste le ho scelte nella tonalità del bianco, cioè in svariati colori, in due misure. E non so se lo sapete, io non lo sapevo ad esempio, dormire su una fodera in seta va a prevenire o ridurre la formazione di linee sottili e rughe, questo ovviamente utilizzato nel tempo. E infatti non me ne sono più staccata né io né Sti, perché ovviamente abbiamo preso le federe per entrambi i nostri cuscini. E una cosa super interessante delle federe, volendo potete anche personalizzarle con le vostre iniziali, cosa che noi non abbiamo fatto, però nell'angolino potete far ricamare le vostre iniziali, quindi per avere proprio la fodera
totalmente personalizzata per voi. Un altro aspetto da non sottovalutare: la seta resta sempre fresca, è termoregolatrice, quindi il cuscino, la federa non si surriscalda mai e vi farà sempre dormire al fresco, quindi questo migliora anche la qualità del sonno. Proprio la seta va a migliorare la qualità del sonno, cosa molto importante. Ora però veniamo al pigiama, perché merita davvero. Ed eccolo qui, pigiama indossato, c'è in due colorazioni, io l'ho scelto bianco avorio, ha una vestibilità ampia, infatti ho preso la taglia XS. Anche questo, come le federe, si può personalizzare. E questo è realizzato in raso di seta di gelsomino, davvero morbido sulla pelle. Ha la culisse in vita, ci sono i tasconi obliqui laterali e il pezzo sopra è stile camicetta con i bottoncini. Uno stile comunque neutro che non stanca mai. Come vi dicevo, non hanno solo abbigliamento da notte, ma anche abbigliamento per il giorno. Guardate che meraviglia questa camicia in seta elasticizzata. Di questo ho preso sempre la taglia XS, questa veste regolare, con lo scollo a V, le maniche fluide, i polsini. Questo è un classico elegante, perfetto sia di giorno che di sera, abbinato dei pantaloni, una gonna o anche dei jeans. E adesso mi cambio addirittura, approfittando che Tommy è ancora distratto con mia mamma, per prepararmi, così non sono più in pigiama, e metto lei, penso, con un paio di jeans. Camicia indossata, alla fine ho scelto questo look, guardate che meraviglia, è molto elegante ma sta bene anche con un classico jeans per rendere il look più casual, più, insomma, più da giorno, meravigliosa. Vi consiglio di dare un'occhiata al sito di Lily Silk, che vi lascio in descrizione, anche perché con il Black Friday ci sono già diversi sconti. Questa può essere una buona occasione per acquistare prodotti di qualità a un prezzo ridotto. Ho anche degli sconti da lasciarvi, infatti potete avere il 12% di sconto su tutto senza spesa minima con il codice Giada 12. Inserendo invece il codice Giada 15 ci sarà un 15% di sconto per ordini superiori ai 199 euro, e un 20% di sconto inserendo Giada 20 per gli ordini superiori 459 euro. Lily Silk è un brand molto attento, infatti ha zero rifiuti, tutti i tessuti che rimangono, che avanzano, vengono utilizzati per realizzare le bende per gli occhi oppure gli elastici in seta. Poi sono molto attenti all'ambiente, infatti scelgono soltanto e producono articoli con fibre naturali e non sintetiche, che si deteriorano dall'1 ai 5 anni a differenza di quelle sintetiche, che ci mettono 50 volte di più, quindi questo sicuramente è un aspetto da non sottovalutare. Io qui in descrizione vi lascio i link di tutti i prodotti che ho scelto, così potete andare a dare un'occhiata e insomma, se volete acquistarli, approfittare del codice sconto. Abbiamo mangiato, ho rifatto il letto e ho messo Nanna Tommy che sta facendo il pisolino. Abbiamo mangiato, anche Tommy si è addormentato, di solito dopo pranzo crolla sempre, poi non dorme tantissimo, però di solito si addormenta, di solito si è tranquillo, si è a casa, quindi bene che sta dormendo. Così ne approfitto per raccontarvi che lavoro abbiamo fatto qui in casa settimana scorsa. Era da un po' di tempo che avevamo confermato il lavoro, però non ve ne avevo mai parlato fino a conti fatti, perché volevo, insomma, avere tutto effettivamente fatto prima di potervene parlare. Si sa mai, magari qualcosa poteva andare storto, invece alla fine è filato tutto liscio, abbiamo dovuto soltanto aspettare un pochettino, perché comunque noi il lavoro alla fine l'abbiamo confermato quest'estate, però ci è stato fatto la settimana scorsa. Vi faccio vedere velocissimamente. Ta 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 ta. Vedete qualcosa di diverso? Ebbene sì, abbiamo cambiato la ringhiera. Però avevo registrato qualche piccola clip, quindi ve la inserisco, così vedete com'era prima e come si è trasformato. La novità che verrà fatta oggi in casa riguarda le scale.
andremo a sostituire la ringhiera in ferro. Ieri sera abbiamo preparato tutto, abbiamo spostato tutto così che loro abbiano lo spazio per lavorare in comodità. Ho coperto un po' anche il televisore perché questa appunto verrà smontata e sicuramente farà un po' di polvere perché è fissata proprio molto molto bene alla parete e anche a questa colonna. Sostituiremo sia la ringhiera delle scale, quindi questi due pezzi, che tutta la parte qui del soppalco per avere una cosa unica che andrà poi a riprendere l'altra ringhiera in vetro che abbiamo là. Abbiamo tolto anche il cancellino perché devono passare e abbiamo preparato, o meglio abbiamo svuotato anche la parte qui del soppalco spostando in fondo il tavolo, i vasi eccetera. Abbiamo anche qui coperto un pochettino la TV e il tavolo. Sono venuti già da un bel po' di tempo a prendere le misure, infatti vedete c'è lo scotch anche sul muro sotto, c'è lo scotch per le che serviva loro, insomma, per le misure che non abbiamo mai tolto, è rimasto quasi un mesetto e oggi è arrivato il grande giorno, quindi salutiamo la ringhiera in ferro per dare il benvenuto a quella nuova. Vi mostro la situazione attuale. Questa mattina hanno tolto tutta la ringhiera sia delle scale che del soppalco, non c'è più, e oggi pomeriggio inizieranno probabilmente a mettere pian piano la ringhiera nuova. Vi faccio vedere la situazione sul soppalco. Siamo messi così, un bel casino, decisamente un bel caos, e questo è il risultato finale per quanto riguarda la ringhiera, perché poi ci sono ancora dei ritocchini da fare, ad esempio qui, perché la ringhiera di prima in ferro era fissata anche alla parete dove ci sono questi due buchi che sono stati tappati, bisogna insomma andare a dargli un tocco di colore uguale alle piastrelle. E anche qua ad esempio la colonna è da dipingere in questa parte qui che è decisamente sporcata perché era saldata, e anche sopra vedete ci sono questi fori da tappare perché hanno bucato la base in ferro per fissare il vetro. Ed è meraviglioso, siamo molto contenti di come è venuto, è stato un bel lavoraccio, un lavoro di una giornata intera, però che risultato. Vi faccio vedere anche come si vede l'effetto, cioè com'è l'effetto da su. Che meraviglia! Abbiamo fatto la ringhiera qui sul soppalco più alta rispetto a quella che c'era prima, mentre invece la scala abbiamo mantenuto alla stessa altezza. Adesso con la ringhiera in vetro anche su questo soppalco c'è la continuità, cosa che mancava e che va a riprendere appunto questo soppalco più piccolo e di conseguenza anche questa scala che è stata fatta con il parapetto in vetro mentre qui era in ferro, quindi le due cose non stavano bene insieme. Cioè non c'entravano niente l'una con l'altra, quindi per questo il motivo di farla in vetro anche qui. Anche la scala si è alleggerita molto avendo cambiato la ringhiera, si è anche allargata. Adesso dobbiamo andare a stuccare anche il marmo qui perché in certi punti la scala era fissata proprio sui gradini, quindi bisogna fare dei ritocchi come vi ho detto anche su questa parte in grigio, però vabbè, con calma. Il lavoro più grosso insomma è stato fatto. Anche questa zona che è un po' piccola sembra più grande avendo cambiato la ringhiera perché riflettono le luci, i faretti, quando la TV è accesa insomma, si riflette tutto sul vetro, quindi otticamente sembra tutto più grande. E nulla, quindi questo è stato il lavoro insomma che abbiamo fatto, la novità, quando avevo mostrato come abbiamo rinnovato il soppalco, il makeover del soppalco, vi avevo detto ci sarà un'altra novità che appunto era questa. Cambiare la ringhiera,
e ho anche iniziato, non so se si vede sia qui che là, a mettere dei decori di Natale. Questo weekend, se riusciamo, vogliamo fare l'albero di Natale, però uno alternativo già c'è, che abbiamo messo qui nell'angolo, lo mettiamo sempre tutti gli anni sul mobile, perché qui spazio, qui nella zona giorno spazio per l'albero di Natale non c'è, quindi l'albero vero e proprio facciamo sempre sul soppalco, però anche qui un alberello natalizio lo voglio sempre avere e quindi tutti gli anni puntualmente sfruttiamo questo angolo e facciamo questo albero alternativo. E quest'anno con la ringhiera nuova vediamo se è fattibile, se riusciamo a farlo, ma penso di sì. Voglio mettere sul parapetto la ghirlanda, come facevo sull'altra ringhiera, però anziché farlo là, quest'anno farlo qui, così almeno quando si entra in casa si vede subito la scala addobbata per il Natale. Trovo che il parapetto in vetro con la ghirlanda natalizia stia davvero molto molto bene. Non vedo l'ora di addobbare tutto. Vi mostro da vicino l'alberello in legno, la struttura di Maison du Monde, alcune decorazioni sono in legno, altre invece, queste rosse, l'arenna, sono invece di tun. Poi qui dietro questa insegna molto carina con l'arenna è sempre di Maison du Monde, lui invece non mi ricordo dove l'ho acquistato, le lucine invece le avevo prese su Amazon. Semplice, perché comunque non è niente di impegnativo, anzi molto minimal, però mi piace molto. A proposito di Natale, a proposito di decorazioni per la casa, di addobbi, ho rifatto ieri anche le unghie, ho cambiato colore, sono passata dal bordeaux a questo rosso meraviglioso, che è proprio il colore del Natale per me, il rosso. E sui prodotti di Happy Glam, sapete che ormai faccio il semi permanente con Happy Glam, ho un super sconto da darvi in occasione del Black Friday. Vi lascio le clip che ho registrato ieri mentre facevo il colore con il codice sconto, che davvero non potete farvi scappare perché è lo sconto più alto di sempre, quindi approfittatene. Ho preparato i colori che mi servono, come ormai sapete io utilizzo Happy Glam per fare le unghie in casa. Hanno una vastissima scelta di colori sul sito, andate a dare un'occhiata perché davvero ce n'è per tutti i gusti, però poi in realtà quello che vi serve per fare le unghie è davvero poco, quindi base, coat, un colore a vostra scelta, il top coat per sigillare, i pad per sgrassare le unghie, uno spingicuticole, una lima, un buffer, poi vabbè io utilizzo anche la spazzolina per andare a togliere la polvere in eccesso, però questa in realtà non è così necessaria. E farle molto semplice, come darsi lo smalto alla fine, hanno un ottimo rapporto qualità-prezzo, un'ottima rete sulle unghie e poi è davvero molto facile applicarlo. Ora vediamo insieme i passaggi. La prima cosa da fare è dare la forma alle unghie. Poi prendo il buffer che strofino sull'unghia per opacizzarla, tolgo la polvere in eccesso e poi prendo un pad e lo passo su tutte le unghie. Fatto questo, siamo pronti per passare al primo prodotto, quindi base coat, una passata molto molto sottile. Io normalmente faccio prima queste quattro unghie e poi a parte il pollice. Ho fatto anche il pollice, adesso passo al colore. Come ho detto, oggi voglio applicare lui Super Power. Adesso vi faccio vedere quanto è bello. È un rosso proprio decisamente natalizio. Di questo in realtà potrebbe bastare anche una passata, però io per abitudine preferisco sempre farne due per avere un colore proprio bello bello pieno e coprente. Per la seconda passata invece faccio subito tutte e cinque le unghie, compreso il pollice, e per finire adesso una base di top coat. Quindi come vedete è molto semplice e anche molto veloce, il risultato è davvero ottimo. Praticamente come farsi le unghie dall'estetista, poi a forza di farle devo dirvi anche che ci prendete sempre di più la mano. E ora con il pad vado a togliere lo strato appiccicoso, quindi sgrasso per bene le unghie e semipermanente fatto, differenza decisamente notevole. Unghie fatte, quanto è bello questo colore!
è forse uno tra i miei preferiti di Happy Glam. E in occasione del Black Friday c'è, con il mio codice sconto già da fra 50, il 50% di sconto su tutto. Io vi consiglio però un set in particolare, The Perfect Gift, che comprende tutto l'occorrente per fare il semipermanente in casa, più due colori che sono questi, Super Power, quello che ho applicato oggi, e il nude più amato di Happy Glam, che è questo, Keep It Simple. Ed è davvero molto bello, è un colore chiaro, proprio il classico nude da mano in ordine e curata. E questo kit con questi due colori super belli lo potete avere a meno di 50 euro, quindi secondo me vale la pena approfittare di questa promozione. Qui vi lascio il link e il codice sconto, fatemi sapere se lo acquistate. C'è qualcuno, vero Moki, che si è svegliato? Il signorino ha dormito mezz'oretta, è già tanto, che a volte non dorme neanche quella, però mezz'oretta almeno siamo riusciti a dormire. Questi, tra l'altro, non so se ve li avevo fatti vedere, ma forse no, ve li avevo mostrati su Instagram, sono alcuni dei regali che ha ricevuto Tommy per il suo compleanno: il banco da lavoro con tutti gli attrezzi e due cubi multiattività, tutto in legno, vero? Bellissimi. Tommy ama proprio particolarmente questi, infatti sono qui in soggiorno insieme alla sua amata piscina di palline. Adesso ci siamo cambiati, ci siamo vestiti, che andiamo a trovare il nonno e la zia. Sì. Stavo anche mangiando il biscotto, si è sporcato tutto. Bene. Ciao Moki. Ovviamente vengono anche loro, Moka e Gioia. Siamo rientrati a casa e ci stiamo mettendo il pigiamino, così la fatica ultimamente per vestirlo. Ci vestiamo, amore. Signorino, dai, vestiamoci bene bene per la notte. In realtà questo pigiamino è bello, però ora preferisco gli spezzati decisamente. Le tutine le usavo di più quando era più piccolino. Su. Solo, solo. E che, quanto non ci piace vestirci. In piedi, in piedi, in piedi. Solo, solo. Oh, aspetta. Non lo so neanche chiuso. Saluta a tutti, manda la buonanotte. Manda la buonanotte. Ci vediamo nel prossimo video. Manda un bacio. Al prossimo video. Niente. Ciao ciao. E buona notte. Prendiamo letto, si spera.